immediatamente con il secondo tempo della 12ª edizione il Purcizzi in osteria. Questa settimana invece, l'altra settimana abbiamo fatto vedere come si taglia, come tutte queste cose qua, invece questa settimana facciamo vedere il Carnevale, che è stato veramente un grande successo. Allora diciamo, lì c'era quel monumento ai caduti, diciamo che Marzignacco si trova, per la gente che non ha visto, si trova in provincia di Udine, in una zona veramente molto bella. Qua ci sono delle ville bellissime, di cui Villa Italia, dove ha risieduto nel tempo della guerra, nel momento della guerra, Emanuele III, e poi ci sono tantissime ville veramente belle. Quindi una zona da visitare. Allora, fammi immediatamente salutare, prima di tutto, ecco, il signore mi faceva vedere tutti i suoi gioielli, dai piccoli ai grandi, vedi la piccolina, lui il grande 1,90 m, poi c'è tutta la famiglia, no? Noi, tu sai che viviamo, la gente è il nostro pane, no? Più chi si guarda, meglio è. Allora, fammi salutare immediatamente, voglio salutare la sorella di Denis, che si trova ad Arezzo, e che ci vedono! Denis la saluta con tanta cordialità, il grande personaggio del bar Garibaldi. Poi voglio salutare Verona, saluto Verona, che lì c'è il figlio della signora Casella, un architetto speciale. E poi fammi salutare Alessandra, una grande musicista del segno della Vergine, naturalmente, mi ha detto di salutare perché ci guarda. E poi salutiamo, ringraziamo per tutti gli SMS che sono arrivati da tutta Italia. Tantissimi, tantissimi. Ecco, e saluto di nuovo Maurizio e la sua famiglia, e Celeste e la sua famiglia, comunque di Goro. Allora salutiamo tutti gli amici, se avete qualche bel servizio chiamateci e noi veniamo, vero o no, Cinzia? Assolutamente, non possiamo mancare. Esatto, allora partiamo con tutta questa gente, il Carnevale di Martignacco. Salutiamo il signor Picco, l'ideatore, e poi salutiamo il presidente e tutto lo staff di questa grande festa. Sai chi c'era qua? Chi c'era? C'era Ivan D'Andrea. Ivan D'Andrea, il nostro vincitore di Amici, mitico personaggio, l'idolo delle teenager di ultima generazione. Esatto, anche di Silvia, penso. Guarda là, eccola, c'è Picco che ci saluta, e adesso sentiremo, andiamo avanti, andiamo a vedere. Poi salutiamo gli amici di Bologna, prima di tutto salutiamo Brescia, Arona e Novara, e comunque salutiamo gli amici dell'Abruzzo. E qua abbiamo Richard Gere dei Vigili di Martignacco. Eccolo, guardalo come controlla, sempre attento. Benissimo, grande sorveglianza. Eccolo lì. Allora partiamo immediatamente con questo bellissimo carnevale. Ti devo dire con che i costumi. C'era un sole, parla forte, c'era un sole veramente speciale, Silvia. Allora non si poteva fare i filmati verso il sole, perché loro, vedi, partono da qua, ma se tu ti mettevi dall'altra parte c'era un controsole pazzesco. Ma Roby, è ovvio, quando arrivi tu porti sempre il sole. Hai visto? Ecco. Allora, prima di non dimenticarci, vogliamo ricordare agli amici del Friuli Venezia Giulia dell'Italia che noi saremo a Villanova dell'Iudrio per quel grandissimo carnevale. Ci sarà la presentazione del carnevale di Villanova. Perciò diciamo Villanova dell'Iudrio, e in provincia di San Giovanni al Natticione. Ci saranno cose mai viste. E poi vogliamo ricordare che domenica c'è il Carnevale di Gorizia, siamo stati ingaggiati. Ecco, salutiamo la Carabiniera, come si può dire? Carabiniera, va benissimo. La Carabiniera, ma un nome un po' brutto. Comunque ma no, dà il senso della femminilità. Va bene, un gioiello, hai visto? Guarda che è meglio farci prendere, no? Che ti porti in galera o no? Beh, in questo caso forse sì. Oh, guarda, Silvia, ho visto, prima era vestita, adesso è tutto quel freddo. Silvia. Ma con questo sole, Roby, si può fare tutto? Non sarai mica tu quella. Ma no, mi sembra di sì. E lei... Lasciamo il dubbio. Eccola lì, vabbè. Comunque partiamo immediatamente con questo bellissimo carnevale. Adesso se tu trovi, che sei una donna, no? Tu sai tutte le nomee, tutti sì, i nomi, certo, dei vari personaggi, dei bambini, sai, vestiti in vari modi, no? Sì. Intervengo. Ecco, allora tu intervieni immediatamente. Allora andiamo, vedi che sto facendo questa ripresa. Cosa ti può dire questo gruppo? Ma quello ascolta. Sì, vai. Uno stand degli anni 80, quindi ripropongono anche il repertorio musicale di quell'epoca, costumi un po' multicentrici. Esatto. Ascolta questa. Come ti devo dire, un pienone stratosferico. Guarda che si dormito, che carino. Guarda lì, il topolino. Ecco la banda. La banda non può mancare mai. Ecco la banda. Diamo, ci saranno le maggiorette. Tantissime feste. Allora diciamo, ci troviamo a Martignacco, in provincia di Udine. E questo è un carro. Vai, leggi. Allegorico. Allora, riesco a leggere, però... Non bella signora.
niente. Bene, l'ombelico del mondo. Eccolo lì, brava Silvia. Andiamo a questo l'ombelico del mondo. Andiamo a vedere questo carro. Non ti può dire questo ombelico del mondo? L'ombelico del mondo intanto ci ricorda la mitica canzone di Jovanotti, che penso verrà anche riproposta. E qui ovviamente c'è tutta una serie di personaggi che interpretano le varie parti del mondo. Vedi anche tutte le bandiere, Canada, Giappone, ecco, come... Messico, benissimo, Grecia. Ecco come siamo noi adesso che siamo in tutta Italia. Esatto. Quanto è bello. Invece com'era vestito quella? La piccola Ape Maia. Ape Maia, e questo invece dal gattino. Ma che guarda, carino. Guarda che ci saluta, e anche il cagnolino. Cagnolino vestito. Non può mancare. Non può bene, andiamo immediatamente con le maggiorette. Maggiorette Mickey Mouse. Eccole lì, vai. Vai un'altra banda. Queste hanno la parrucca, tutte imparruccate, super colori, Robby. Ti vesti da carnevale tu almeno? Ma devo dire la verità, non tanto, ultimamente non tanto. Non tanto, vabbè. Allora andiamo, ecco, fai attenzione, ho detto chi è qua dentro. Non chi sarà, si nasconde? Non sarà mica Ivan, dopo lo fotografavano, non so chi era. Bene, andiamo avanti, qua c'è la mano. Non chissà cosa vuol dire quella mano lì, non si beh, sa. Intanto mi sembrava che dietro qui a un carro un po' spettrico, Mortizia e ecco, cose del genere. Quel genere lì. Guarda, guarda, abbiamo... Vedi, mi sono messo in questa zona, verso che non ci sono gli alberi. Questo è un altro gruppo mascherato, tipico, mi sembra, di San Giovanni, su San Pietro in Natisone. Che cosa rappresenta? Rappresenta, praticamente, vedi quelle forbicine lì? Sì. Era, una volta non si poteva tenere i cordelli o quelle cose lì, con quelli combattevano in quell'epoca, no? E prendevi la gamba dell'avversario e lo gettavi a terra, no? Quindi è una rappresentazione storica. Più o meno quello, ecco, così. Poi ho visto che anche in Romania ci sono queste maschere. Si ispirano. Bene, andiamo avanti, eccoli qua. Guarda quanti colori, è fantastico tutti questi colori. Ma è bello perché qua, a parte c'era un sole veramente bellissimo, perché io un anno ho fatto la festa con la neve qua, Ma con va. La neve, sì. Ho fatto quella. E quest'anno con un sole strepitoso, ti dico, oltre 10.000 persone. Hai portato bene, Robby. Sì, Gorizia TV senz'altro, guarda. Adesso andiamo avanti, la banda del maiale. Eccolo qua, vai. La banda d'onore, diciamo. È naturale, perché festa del Pursuit, naturalmente festa del maiale in osteria. Adesso dobbiamo parlare un po' anche un po' lì. Oh, guarda che belli! Che hai visto che belli? Sì, delizioso.